Statuto è stato un momento secondo me molto importante per quelli che hanno partecipato, credo anche arricchente, perché ci ha consentito di riflettere su come siamo arrivati a fare il Partito Democratico e quali sono gli elementi di novità che questo partito anche nella sua democrazia interna può rappresentare. Naturalmente si tratta di un oggetto ancora tutto da rendere vivo. Innanzitutto perché lo considero in qualche misura normale e in larga misura sconosciuto, cioè si sa, molti sanno che contiene delle novità riguardo alla partecipazione dei cosiddetti elettori, le primarie, sulle modalità di svolgimento dei congressi, naturalmente di questo parlerò, però devo dire, ho sperimentato più volte che anche nel gruppo dirigente del PD c'è una certa vaga comprensione dei meccanismi disciplinati dallo statuto. Questo è in parte comprensibile, anche perché si tratta di uno strumento che si conoscerà mano a mano che ci troveremo collettivamente di fronte a problemi da affrontare oppure a decisioni da prendere, procedure democratiche interne da praticare. È anche uno strumento che deve essere perfezionato nel corso del tempo. Ci sono già una serie di cose, per esempio, che pur avendo partecipato attivamente con convinzione alla redazione dello statuto comincio a capire che forse potrebbero essere messe a punto, e c'è anche una giurisprudenza che si sta affermando, nel senso che poi lo statuto funziona, cioè lo statuto segna anche una novità rispetto ai vecchi partiti, se viene preso sul serio, cioè se le cose che ci sono scritte diventano realmente una regola per la vita democratica interna. Nei partiti precedenti, dove più, dove meno, questo non è sempre stato vero. Una cosa che dovremo verificare nel corso del tempo e che dovrebbe essere una novità del Partito Democratico è quella di prendere sul serio le regole. Ora, questo statuto ci ha portato a usare una serie di parole nuove che non esistevano, erano poco importanti nei partiti precedenti, ci ha portato anche a trasformare il significato di parole chiave nella vita democratica dei vecchi partiti. Per esempio, oggi parliamo costantemente del ruolo degli elettori che, come diceva Chiara, prima non esistevano come elemento della vita democratica. Parliamo sempre più spesso di primarie, che non erano un termine, non erano una cosa presente negli altri partiti. Però abbiamo anche cambiato il significato di alcuni termini. Per esempio, oggi parliamo di congresso, però in realtà, se stiamo allo statuto, stiamo parlando di una cosa un po' diversa dai congressi a cui abbiamo partecipato in passato. Abbiamo anche deformato, devo dire, con l'esperienza propria del Partito Democratico, termini consolidati in altri paesi, perché, come dirò, per esempio, noi tendiamo ad usare il termine primaria in maniera impropria o comunque difforme dall'accezione canonica che questo termine ha in altri paesi o in altri sistemi. E poi abbiamo una serie di termini a cui dobbiamo ancora dare un significato, ma un significato preciso, perché lo statuto ancora deve essere messo in moto, per esempio come referendum, forum, conferenze programmatiche. Innanzitutto, noi abbiamo deciso di fare un partito di iscritti e di elettori, quindi un partito che riconosce l'importanza di due diverse platee, o meglio, di una platea più ristretta, che fatta delle persone che si sentono intensamente, più continuativamente coinvolte nell'attività di partito. In sintesi, noi abbiamo riconosciuto al primo circuito, quello più stretto degli iscritti, il diritto, dovere di partecipare alla formazione della proposta che il Partito Democratico rivolge agli elettori italiani. Quindi diciamo, gli iscritti hanno una serie di diritti che riguardano la formazione della proposta politica, dei programmi, della linea politica del partito, così come nel caso dei congressi o delle primarie hanno specificamente il diritto di selezionare le candidature.
che poi, quindi candidature associate a programmi che vengono sottoposte al vaglio democratico del circuito più ampio degli elettori. La parola congresso, che in realtà nello Statuto nazionale non compare da nessuna parte, cioè il congresso era il momento nel quale a tutti i livelli e quasi a cascata, ma all'inverso, cioè dal basso verso l'alto, si formava la rappresentanza interna del partito e anche con meccanismi di elezione secondaria si eleggevano i delegati comunali, provinciali, regionali, nazionali, e mentre si formavano queste rappresentanze elette dagli iscritti si rinnovavano anche tendenzialmente i gruppi dirigenti ai vari livelli. Nel sistema di elezione degli organismi interni disegnato dallo statuto le cose funzionano in maniera un po' diversa. A ciascun livello ci sono naturalmente elezioni democratiche degli organismi dirigenti, ma a ciascun livello, ed in particolare per quanto riguarda lo statuto regionale, a livello nazionale, a livello regionale e nazionale, la formazione degli organismi dirigenti ha due stadi, due fasi. Una nella quale sono più direttamente coinvolti gli iscritti, che è una fase definita della convenzione, cioè di una assemblea ai vari livelli e poi un'assemblea nazionale che serve a formare attraverso il dibattito che si fa nei circoli ai vari livelli e le proposte che emergono da parte dei candidati alla leadership, quindi dei leader. Noi abbiamo bisogno di fare di congressi un po' più articolati nel passato per tener conto anche degli elettori, che siano preceduti da questa prima fase nella quale si scremano le candidature, si fa un vero dibattito sui contenuti, c'è la possibilità di formare le liste non in maniera verticistica. E però dopo questa fase dobbiamo riconoscere che la decisione finale sull'indirizzo politico del Partito Democratico e sulla leadership, quindi sulle persone a cui è affidata l'esercizio di questo indirizzo, non è di proprietà di quel circuito più piccolo degli iscritti, ma è una cosa che compete, che noi siamo ben lieti di devolvere alla platea più ampia degli elettori.